Buonasera, ci troviamo a Urbino, culla del Rinascimento, con il professor Leonardo Arena, il quale insegna proprio qui all'Università di Urbino filosofia e filosofie orientali, esperto del pensiero orientale. Oggi terrà qui un seminario molto atteso, il valore spirituale della musica sufi. Gli chiediamo subito un'anticipazione. Bene, io direi che la musica e il sufismo sono un po' la stessa cosa, in quanto la musica evidenzia il valore dello spirito ed è una delle pratiche con cui noi possiamo andare oltre il linguaggio per entrare in un piano di realtà in cui la comprensione del trascendente, la comprensione del senso della vita appare meglio attraverso le note, direi che traspare attraverso le note. Le note ci permettono di esprimere con un altro linguaggio ciò che la parola non potrebbe dire, dove la parola non può arrivare. I sufi hanno usato nel corso dei secoli spesso la musica, non sempre, a volte si sono affidati ad altri strumenti. Però la musica, come dicevo, scuote diciamo ciò che un po' il bambino che è in noi, cioè la parte di noi che non è ancora incapsulata diciamo, dalla logica e dal linguaggio verbale. Quindi la musica entra dentro proprio a livello corporeo, a livello fisico direi, non solo per quanto riguarda una comprensione mentale, intellettuale, ma proprio una comprensione che si riferisce a dei punti specifici del corpo. I sufi hanno sottolineato questo soprattutto con il valore della danza, però io farò nel corso del mio intervento appunto oggi qui a Urbino, al Biosalus, suonerò anche qualcosa perché appunto vorrei che questo mio intervento fosse per qualche verso teorico-pratico, cioè che si mettesse insieme diciamo ciò che la comprensione, ciò che la testa, per dirlo in termini occidentali, può captare e ciò che invece fa parte di altre zone del corpo, che potrebbero essere l'addome, che è considerato un centro energetico, oppure tutti gli altri centri dell'essere umano. La musica può stimolare. Ecco, l'idea che i sufi cercano di tramandare è che la musica sia un linguaggio che, se la persona acquista un certo livello di consapevolezza oppure è pronta ad entrare in un altro stato di coscienza, può favorire una comprensione molto superiore e molto più duratura, direi, di quella che può emergere da un testo scritto. Nella fattispecie, un brano di musica sufi è un testo. Ecco perché noi dobbiamo svincolarci un po' dalla mentalità, diciamo, tipica anche dell'Europa, dell'America, insomma del nostro mondo tipicamente occidentale, per cui soltanto attraverso un testo scritto si può apprendere qualcosa. Ecco, i sufi non la pensano così, quindi ecco perché io suonerò degli strumenti moderni, contemporanei. Ecco perché un altro messaggio importante dei sufi è che noi dobbiamo adattare le possibilità della lezione, dell'insegnamento al nostro tempo. Ecco, nel nostro tempo c'è, mettiamo il sintetizzatore, allora io cercherò di suonare appunto con questo strumento che ho tra l'altro qui nell'iPad, quindi anche molto pratico diciamo da portarmi dietro, non potevo certo usare un pianoforte, mettiamo, proprio per far capire come attraverso gli strumenti e la musica di oggi possa passare anche un linguaggio e un messaggio che invece proviene da molto lontano. Nella sua esperienza ci può raccontare come avviene questo salto della vibrazione mentale attraverso la danza dervisci o sufi? Certo, la danza è un elemento centrale perché intanto ha un forte valore simbolico, in quanto
La danza è la raffigurazione del cosmo, ecco, così come, diciamo, lo vedono i sufi. I sufi partono dall'idea che il microcosmo sia legato al macrocosmo, siamo tutti legati. Quindi l'essere umano che danza non fa altro che riprodurre la stessa danza di chi ha creato l'universo. Ecco, l'universo viene visto come una danza continua, come è stato detto anche nel mondo indiano. Tra l'altro i sufi sono anche indiani, vivono anche in quella cultura, vivono anche nella nostra ormai già da molto tempo. Quindi, ecco, assistere alla danza sufi vuol dire in pratica entrare dentro noi stessi per capire che dentro noi stessi c'è il mondo intero, c'è l'universo intero. La stessa struttura del corpo, le stesse movenze che vengono usate nel corso della danza sono l'espressione, diciamo, dei vari pianeti, dei vari astri. Ecco, c'è una corrispondenza appunto tra questi due elementi, il cosmo e il nostro cosmo, la interiorità. E noi possiamo quindi cercare all'interno di noi stessi qualcosa che si trova anche fuori di noi, quindi nel più ampio universo, proprio per cercare un contatto con le nostre forze più interiori, più intime, che ci trasportano su un piano di coscienza più elevato. Grazie.